Cari lettori di PianetaSmart.it e amici delle recensioni di Wears86, questo è Xiaomi Mi 5S versione Plus, ovvero versione più grande, display più ampio rispetto al suo fratellino minore, ovvero il Mi 5S. Ovviamente un lingottino, soprattutto per quanto riguarda la parte posteriore, mi ricorda un po' la colorazione di S7 Edge oro, vedete proprio con questo riflesso, con la luce qua accanto, richiama tantissimo, ecco, quella colorazione. Nel fronte invece abbiamo il classico bianco di casa Xiaomi. Abbiamo un dispositivo davvero molto prestante, lo dicono le caratteristiche tecniche, Snapdragon 821, correlato da ben 6 GB di memoria RAM a bordo ed una batteria davvero molto molto capiente. Ci permetterà in ogni giorno di arrivare tranquillamente a sera grazie ai suoi 3800 mAh. Per il momento la ROM è ancora in lingua inglese, è appena uscita la ROM italiana, ma c'è da sbloccare il bootloader, nonché anche cambiare la recovery e mettere una TWRP. Noi intanto, prima di far partire la sigla, ringraziamo nuovamente grossoshop.net che ci ha inviato questo dispositivo in prova. Lo sblocchiamo tramite l'impronta digitale posta nella parte posteriore, sempre molto precisa, e facciamo partire la nostra sigla. I più nostalgici del mio canale YouTube si ricorderanno quando uno dei telefoni che a me è sempre piaciuto tantissimo, sto parlando di Xiaomi Mi Note, soprattutto col suo retro bambù. Lui è un nuovo dispositivo, stiamo parlando del Mi 5S Plus. Una doppia fotocamera nella parte posteriore, 12 megapixel con apertura focale 2.0, i pixel chiaramente sono su un sensore più ampio rispetto allo standard, e abbiamo una dual camera come per esempio abbiamo anche su Huawei P9, eccola qua, vedete, sicuramente costruita in maniera differente a livello di estetica e design, ma la funzionalità è quella, ovvero anche lui sfrutta la seconda fotocamera per scattare foto native in bianco e nero, quindi non una doppia fotocamera che ci permette di effettuare cose particolari, rimanendo sul classico, però devo dire che insomma ci sta bene anche la doppia fotocamera in questo retro. Ormai questo secondo me è l'anno delle dual camera. Se lo vediamo più nel dettaglio, più da vicino, lui è un classico dispositivo Xiaomi con i tre tasti frontali soft touch, tasto delle impostazioni, tasto home, ovvero anche tasto multitasking. Vedete, si può andare a liberare i 6 GB di memoria RAM. Questa è la versione 128 6 GB, poi vi lascerò tutti i link in descrizione per grossoshop.net, dove troverete anche tutte le altre versioni di questo dispositivo. Poi abbiamo il tasto indietro, vedete l'interfaccia, la classica MIUI che è arrivata in versione 8. Per il momento questa è una ROM che non prevede la lingua italiana, però insomma arriverà sicuramente nel breve, ragazzi. Ormai sapete bene che tutti i vari forum e soprattutto anche nel blog del Grosso Shop troverete a brevissimo davvero una guida per passare a questa ROM inglese / cinese, a una ROM molto più italiana, quindi si andrà a sfruttare al meglio il dispositivo. Andando dunque a parlare di caratteristiche tecniche, su questo Xiaomi Mi 5S Plus troviamo ovviamente, vi ho detto, un display 5.7 pollici Full HD 550 nit con un contrasto 1300x1, quindi ragazzi davvero ben contrastato questo display. Le memorie sono UFS 2.0, quindi va velocissimo questo Xiaomi Mi 5S in tutte le occasioni, ma soprattutto in ogni ambito. Si può registrare attraverso la dual camera, che abbiamo 13 megapixel per quanto riguarda appunto la fotocamera, dual LED flash, soprattutto la registrazione video arriva fino al 4K, 120 frame al secondo per quanto riguarda il slow motion, che registra fino a una risoluzione di 720p. La fotocamera frontale è una ultra pixel da 4 megapixel con apertura focale 2.0, una ripresa di 80 gradi ed un video che arriva fino alla risoluzione Full HD. Connettività ovviamente completissima, abbiamo l'USB Type-C per andare a ricaricare il nostro dispositivo e abbiamo una dimensione che è di 154.6x77.7x7.95 mm di spessore, il tutto in 168 grammi con Android 6.0, ovviamente la versione Marshmallow. Ragazzi, sapete bene che il primo punto da affrontare, ecco, in un dispositivo così di punta di casa Xiaomi è la ricezione /
audio in capsula, insomma tutto quello che risiede in questa zona qua, che ci permette di andare a interagire con il nostro cellulare. La ricezione, ragazzi, secondo me è la classica di Xiaomi, ovvero un pelino troppo lenta nell'uscire dal 2G, insomma da quando non prende 3G/LTE, e passare insomma da connettività roaming a connettività 3G/LTE, insomma connettività da. Per quanto riguarda invece l'audio in capsula, l'ho trovato assolutamente nella media, quindi un audio buono, corposo, l'interlocutore si sente bene, forse non audio da fisso, siamo uno scalino sotto, però insomma nel complesso, nella media, un ottimo audio. Vi faccio sentire anche il viva voce, ovviamente il dialer, tutta l'interfaccia rinnovata in pieno stile MIUI 8, si può registrare tranquillamente la conversazione, nonché si può anche andare ad utilizzare lo speaker per sentire ovviamente una chiamata. Ora io qui dentro ho una scheda dati di 3, quindi non mi fa chiamare il servizio clienti, allora facciamo così, vi faccio sentire come lo speakerino posto nella parte inferiore suona su questo Xiaomi Mi 5S in versione Plus. Andiamo ad attivare il tutto. Direi un audio buono, pur essendo mono davvero bassi si sentono, ottimo anche quando andiamo a inserire un jack per le cuffie da 3,5 mm, parte superiore, vabbè ora arriveranno 3000 notifiche perché ho attivato il volume, parte superiore dicevo con il jack delle cuffie, che ci permette di usufruire, intanto vado a mutare il tutto se no qui facciamo notte, allora ci permette tranquillamente di utilizzare le nostre cuffie. Quando attacchiamo un qualsiasi paio di cuffie, se poi abbiamo ancora quelle Xiaomi, allora siamo veramente al top, lui insomma ci permette di attivare una funzione che ci migliora l'audio, soprattutto ci carica i bassi, e poi in base alle cuffie che stiamo utilizzando possiamo andare a livellare il suono, insomma possiamo andare a customizzare davvero tutto. La versione 8 ovviamente, ragazzi, va a migliorare secondo me ancora di più l'interfaccia di casa Xiaomi, si migliora nel menu, si migliora nel notification center, si migliora un po' ovunque tranne secondo me nella home, perché la home andrebbe leggermente svecchiata, ok? Ci sono i temi, ok? Che la base è quella, però non c'è uno stacco davvero nel tempo su queste interfacce, ma lo sto notando in tutti i cellulari cinesi. L'unico che secondo me un pelino va a cambiare, pur rimanendo nello stile minimale, Android in versione stock. Lo so che potrebbe essere una cazzata detta così, però veramente guardate anche i nuovi Pixel, guardate il nuovo launcher, e secondo me un pelino stanno cambiando. Invece prendiamo lui, è sempre uguale, prendiamo un cellulare targato Huawei, ormai l'emotion UI è quella, non si cambia, infatti vedete come qua sto utilizzando nuova launcher perché veramente dopo un po' mi annoio, e lui è troppo secondo me stile iPhone, cioè ormai Xiaomi non è più un dispositivo che... Che telefono hai? Uno Xiaomi? Ah, ok, va bene. Redmi, sì, insomma, si inizia comunque a entrare nell'ottica di saper che cos'è uno Xiaomi. Ormai il mercato, c'è internet, tutti a casa abbiamo internet, e si incomincia tramite anche, per esempio, video su YouTube, come in questo caso, a informarsi delle cose. E quindi, secondo me, Xiaomi dovrebbe un pochino svecchiare anche la home screen. Poi il tutto funziona bene, rapido, sempre fluido, Snapdragon 8 e 21, 8 GB di memoria RAM, 6 GB, scusate, il multitasking tranquillamente lo potete lasciare carico di roba e gira tutto a meraviglia. Test di AnTuTu, si aggira intorno a 150.000-160.000 punti, capite che è veramente un dispositivo prestante. Lui assolutamente è il dispositivo, secondo me, a livello qualità-prezzo, se amate un phablet, da tenere sott'occhio adesso. Il colore a me non piace, poi sono gusti personali e qui non voglio entrare in merito, però mi sembra un po' troppo tamarro, se mi passate il termine, questa back cover sempre oro, questo fronte sempre davanti. Mi piacerebbe rivedere la Xiaomi del Mi 5 ceramica, per esempio, o il Mi 5 nero, allora sì che questo dispositivo potrebbe davvero fare al caso vostro, ma anche al caso mio, se amate come me le colorazioni un pelino più standard. Andando quindi ad affrontare la back cover, la parte posteriore, il flash è a doppio tono, a doppia fotocamera, vi ho detto prima come la fotocamera lavora, ovvero abbiamo
una fotocamera dedicata alle foto in bianco e nero, abbiamo una fotocamera dedicata alle foto a colori. Sono 13 megapixel che ci permettono di fotografare con questo Mi 5S Plus, secondo me un'ottima fotocamera, una buona fotocamera, un pelino sotto la media a mio avviso i video in 4K rispetto per esempio a un iPhone 7. Full HD si può girare tranquillamente a 60 frame. Insomma, ci si sta avvicinando davvero finalmente a uno Xiaomi che anche il lato proprio multimediale di fotocamera e videocamera è a livello dei vari competitors. Forse un attimino ancora sotto, non gli do un 8 pieno, però la fotocamera quando pecca secondo me troppo quando le luci sono basse, quindi quando arriviamo alla sera. Ho scattato le foto con iPhone 7 di sera, veramente perfette, con poca grana, su di lui viene veramente fuori la grana e questo ancora si può lavorare meglio secondo me anche via software. Ecco, sarebbe bello vedere questi dispositivi con questa benedetta ROM italiana e quindi fare un post recensione. Ora poi vedremo anche per Mi 5S Plus se riusciremo a riaverlo successivamente, perché mi dispiace, perché mi ci sto veramente trovando bene da un dispositivo che assolutamente straconsiglio. Sono partito un po' sul chi va là, poi via via utilizzandolo, soprattutto abituandosi allo Snapdragon 821, insomma, scalda veramente poco ma è prestante la batteria. Parliamo di batteria, per esempio 3800 mAh, 6 ore di display, sono arrivato sempre e comunque a sera, in ogni occasione, in ogni ambito, scalda niente davvero questo dispositivo, ottima l'integrazione di Xiaomi con una ROM che non è pensata per il nostro paese, quindi per la lingua italiana, per l'Italia. Sono veramente curioso di vedere questo cellulare con questa ROM italiana e tutte le ottimizzazioni software che MIUI Italia, insomma, dove troviamo queste ROM, faranno per noi, quindi ottima, secondo me ottimo punto di partenza questo Mi 5S Plus. Parlando anche di display, questa è veramente un'ottima unità, stiamo parlando di display 5.7 pollici, abbiamo detto 550 nit, e tutta questa luce si vede anche in esterna quando utilizziamo il dispositivo sotto la luce diretta del sole. Funziona bene anche il sensore di luminosità e prossimità, ma più che altro davvero questo display quando guardiamo un video su YouTube, quando guardiamo un contenuto multimediale, non ho mai sentito la necessità di usufruire di un altro display, anzi 5.7 pollici, un'ottima diagonale anche di visuale, mi sono trovato bene onestamente con questo pannello. Vi consiglio soprattutto, vedete anche i bianchi sono davvero ben tarati, poi possiamo utilizzare qualche chicca via software, c'è anche ovviamente la possibilità di attivare la modalità con una mano, con uno swipe è nella parte bassa, poi con un altro swipe, vedete, si può tranquillamente utilizzare tutta l'interfaccia, si ritorna alla home page standard, si può scegliere se dalla parte destra o dalla parte sinistra, chiaramente dipende se siamo destri o mancini. Insomma, Xiaomi veramente mette tutto la sua costruzione in un dispositivo, in questo phablet, in questo secondo me antipasto di un futuro Mi Note 2 che a breve chiaramente verrà presentato, anche perché ormai i rumors sono sempre più interessanti. Insomma, cari ragazzi, andare a consigliare questo Mi 5S Plus, vi dico, in primo impatto forse no, perché proprio quando l'ho tirato fuori dalla scatola mi sembrava il solito Xiaomi di sempre. Dopo un po', iniziando a utilizzarlo, iniziando a preparare chiaramente questa recensione, utilizzare la fotocamera, la dual camera, ma soprattutto tenerlo in tasca, vi posso assicurare che con questa forma, con questa back cover, con questa integrazione tra Snapdragon 8 e 21, tra 6 GB di memoria RAM, tra Android in versione Marshmallow, insomma tutto qui gira a meraviglia, quindi vi dico sì, se volete un phablet, se non volete spendere tanti soldini, lui è molto interessante. Dispiace sempre vedere dispositivi da 5.7 pollici non aver niente di ottimizzato per quanto riguarda per esempio una suite con un pennino, un qualcosa che ti faccia fare della produttività ai massimi livelli di un cellulare così ampio rispetto insomma alla concorrenza. Ha un sensore biometrico che funziona bene, non mi ha mai dato nessun tipo di problema, ha una fotocamera che all'occorrenza funziona e funziona direi con i cosiddetti, ma soprattutto ha un'interfaccia molto familiare per tutti essendo una copia di iPhone, quindi del suo sistema operativo, ma poi come vi dicevo prima, oramai la MIUI, oramai Xiaomi, insomma sono marchi che per tutto il loro per tutta la loro fama a livello globale si iniziano assolutamente a conoscere. Lato ricezione
un pelino sotto la media, audio in capsula che comunque funziona bene, interlocutore, vi dicevo, ci sente in maniera egregia, ottimo speaker, ottima autonomia, 3800 mAh con supporto tranquillamente alla ricarica rapida, USB di tipo C, memoria UFS 2.0, quindi ragazzi, qui abbiamo veramente il top del top in un prezzo contenuto. Le dimensioni potrebbero essere il primo ostacolo per voi, o forse anche la colorazione, secondo me più la colorazione, però vi lascio tutti i link in descrizione, ringrazio ancora grossoshop.net e noi ragazzi ci sentiamo sempre qua sul canale YouTube di Le Recensioni Guerzo 86 e gli amici di pianetasmart.it. Ciao a tutti ragazzi!